Dopo che ci siamo messi assieme io e Jessica, abbiamo deciso di far venire qualche sera anche a madre, a mangiare a casa insieme a noi. È piaciuta la cenetta, signore? Ho preparato io le mani mie, specialmente insalata, è la mia specialità. Adesso ci pigliamo un bel caffè e poi se fumiamo una sigaretta. In questo caffè c'è un pelo. E che voleva tutto a cazzo, signore? Poi ci sarebbe Sara Rosa, mia madre, che da qualche tempo non va tanto d'accordo con mio padre, e così ha deciso lei, di venire a stare qualche giorno a casa mia, purtroppo. Perché non è del male, è una gran scassa e volevo un po' rompere. Vabbè. Sentite quest'altra storia, va, che è meglio. Mimmo, mi raccomando, dopo aver fatto la doccia non lasciare tutto in disordine. Mimmo, dove sta il detersivo? Mimmo, ti sei asciugato bene, lo sai che puoi prendere un raffreddore? Ma se non finisci di rompere i coglioni, te ne spedisco da papà a calci in culo! Come sei volgare, Fiumi. È come se non bastasse, poi c'è quel deficiente de Paolino, che sarebbe mio nipote. Ne combina di tutti i colori, fa danni proprio a raffica, fa più danno lui dallo tsunami, mortacci sua. Posso mettere un po' di musica, zia? Fai, ma a basso volume. E oggi canta da montagna, ma come se lagna, ma come se lagna, ma come se lagna. Sai, zio Mimmo, ho fatto saltare una ragazza Jessica. Guarda che sono io. Ciao bimbo. Ciao. Siediti. Mi daresti un euro? Io ci ceno. Un euro? Beato tu che con un euro ci ceni. Io con un euro neanche un caffè riesco a prendermi. Questa no. Crisi che c'è. Ma no. No, ci ceno. Io ci ceno il paese. Ah. Io mi chiamo Paolino. E tu? Paolo. Ah, lo stesso nome abbiamo. Hai visto che bella giornata di sole che c'è? Tu non ce l'hai la fidanzata? No. Sai, io sono un intenditore di ragazzine.
Guarda quella laggiù, per esempio, quella con la gonna. Quella è senza mutandine. Anche io come fa a saperlo? Perché c'è la forfora sulle scarpe. Sai, dovresti andare a scuola, è importante la scuola. Vero? Io purtroppo non ci sono mai potuto andare a scuola. E perché? Perché ho preso a calci in culo la maestra. Dai Paoli, fammi stare l'analisi grammaticale, dai su. Il vigile fa la multa. E allora, il articolo determinativo, vigile, predicato verbale, e multa, voce del verbo fare, la multa. Certo, predicato verbale, vigile per verbale. Adesso fammi starta. La nonna fa la torta in cucina. La, articolo femminile determinativa. Nonna, predicato verbale. Pure la nonna, fa il verbale. E che impiegata? Non preciso. Dai zio, lascia stare. Adesso invece ti faccio sentire una poesia. Guarda. Al giovisco mercato, sulla carta mutando dorato. Uè, vecchio, rappo un cellulare, che questa sera ti porto a ballare. Era tutta la vita che ti aspettavo, la senti questa mano, wow. Volevo solo un po' d'amore, tu vorrebbe essere voglio solo parlare. Ti prego vita mia non farmi soffrire, non provare ancora a scappare, non sai perché. Io sono solo un guaglione, ma se tu non mi vuoi bene, mi chiama anche lei. Fatti vedere che ora ti amo, e non resistere poi ci sposiamo. L'ho già detto a mamma di cuore, non te ne andare, resta con me. Fatti tenere che io ora ti amo, e non resistere noi ci sposiamo. L'ho già detto a mamma di cuore, non te ne andare, resta con me. Sei proprio bravo, quasi quasi sei meglio di me. Se c'è una cosa che mi fa una bestia è quando ti cagano il cazzo mentre stai a dormire. Proprio quella è una cosa che non sopporto, no? Mi fa venire sangue agli occhi. Finalmente ti sei convinto? Qui è lei. Non fare tu. E che ora deve parlare con la gente? Ma non lo sai che a questo la gente dorme? Ah, prima mi hai abbandonata. Io l'ho abbandonata? Sì, so più bene. Senta, mi scusi, forse ho sbagliato numero, ancora io non ho capito chi è lei. Io sono la tua cicoria, amore. Ti voglio. Ma lei che vuol da me? Non l'ho capito, scusi. Sto aspettando i soldi della cambiale, caro. Sto aspettando a te. Senta, chi ha telefono? Se facesse conosci. Come amore?
Sono io, il tuo passatempo, la tua calia, la tua semente. Senta, forse c'è qualche equivoco. Lei con chi vuol parlare? Ma con te. Forse a lei sta sembrando che sta parlando con il suo zio, ha capito? Come sei volgare, amore. Ricordati che stai parlando con una signora, eh? Ah, ancora non ho capito se lei è una femmina o qualche frocio. Ah, non lo sai, dopo che mi sono messo con te, onorevole. Senta, signore, io a lei non la conosco, non so chi vuol parlare, come glielo devo dire a spiegare? Ora mi avveleno. È bello forse, così io vado e mi riposo di nuovo. Sì, tu ti riposi, io mi sto preparando le pillole perché mi voglio uccidere, togliti la parrucca. Ma se c'ho la digna, e c'ho la digna, è la digna malevo. Mettiti il dito nel naso. Nel naso? E che devo prendere palloncini? E ora sputati in faccia. Nella faccia ne devo da sputare. Puttana della... Tu! Non l'ha sentito. Bello porco sei. Ah, pure. Una doccia con l'acqua fredda. Con l'acqua fredda? Ma io ho mangiato poco fa prima di andare a dormire. E se mi fa male? E se mi prende in corpo? E getta sangue tu? E che vuoi che muro io? Mortacci tu e testa pazza, come tutta a me mi devo capitare. Sta sdrenata. Sta burina.